È ufficiale, siamo di fronte alla svolta per quanto riguarda i videogiochi calcistici. Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo. Benvenuti in un nuovo video aggiornamento e quest'oggi ragazzi tanta carne al fuoco. Qualche giorno fa è uscito un video dedicato a quello che sarà FC25, ci sono state delle conferme per quanto riguarda le licenze all'interno del gioco, quindi se vi va andate a recuperare anche quel video per farmi sapere la vostra ovviamente. Quest'oggi però veramente tante novità, quindi non perdiamo tempo, partiamo subito. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale per restare aggiornati su tutto quello che riguarda il mondo dei videogiochi calcistici, ma anche chiaramente manageriali come per esempio Football Manager. Ci proviamo a coprire tutto al 100%. Oh, poi se vi va potete seguirmi anche su Instagram, Link in descrizione. La prima novità riguarda gli europei. Infatti da domani 6 giugno sarà scaricabile l'aggiornamento appunto dedicato agli europei. Con una nota ufficiale da parte della EA ci è stato confermato questo. Quindi già dalla mezzanotte probabilmente potrete iniziare a giocare. Se non è così, solitamente questi aggiornamenti arrivano anche alla mattina presto, quindi magari 8, 9, 10. Però in ogni caso da domani si potrà iniziare a giocare agli europei su FC24. Aspettatevi dei contenuti anche in compagnia, provate a indovinare con chi farò i video. Spero abbiano fatto un buon lavoro e che non sia una modalità così solamente un po' fine a se stessa, ma lo scopriremo insieme. Chiaramente farò, come detto, dei contenuti. Come avrete letto dal titolo e dalla copertina e un po' come vi ho detto anche dalla intro, si sta muovendo qualcosa ragazzi nel movimento dei calcistici. Adesso non esiste più solamente la EA con FC. Ieri c'è stato un altro annuncio molto importante, lo stavamo attendendo da parecchio tempo e stiamo parlando di UFL. Sul canale trovate una miriade di video su questo videogioco calcistico. Vi ho tenuto aggiornati su tutte le novità, ma adesso potete intervenire anche voi. Siamo infatti qui sul canale ufficiale di UFL e qualche ora fa, quasi un giorno fa, è uscito un piccolo trailer di 19 secondi che va ad annunciare l'open beta, che sarà disponibile e scaricabile dal 7 al 9 di giugno, questo weekend. Questo cosa vuol dire? Che tutti voi potrete scaricare la beta di UFL e giocare. Chiaramente anche su questo usciranno dei contenuti. Andiamo a vedere al volo il trailer. Ok, non rappresenta il prodotto finale. Vabbè, ok. Ok. Come avete visto dalla dicitura intanto qua in basso, c'è scritto che non rappresenta il prodotto finale. Anche se comunque anche su questo aspetto ci sarebbe qualcosina da dire, ma soprattutto solamente chi possiede Xbox Series X, e qua in basso non l'avete visto perché c'è la mia webcam, PlayStation 5. Quindi chi ha le vecchie console purtroppo non potrà provarla, ma chi ha chiaramente le nuove console, le console di nuova generazione, potrà scaricare l'open beta. Allora, per quanto riguarda UFL, come detto ci eravamo tenuti aggiornati qualche mese fa, anzi più di qualche mese fa, ci avevano mostrato un gameplay che era parecchio indietro, ma si trattava di un alfa, quindi era veramente, non dico un prodotto embrionale, ma ci siamo andati molto vicino. In realtà è passato tanto tempo da quel periodo e c'è stata anche una closed beta. In realtà i ragazzi di Strikers, che sono i creatori del gioco, come potete vedere qua, Strikers Inc., hanno dato la possibilità a tanti utenti di iscriversi, ma per giocare in maniera appunto chiusa, nascosta, in modo che i ragazzi di Strikers potessero avere magari dei feedback per preparare meglio magari l'uscita del gioco. Ora, io non mi aspetto niente di clamoroso, mi aspetto un prodotto che possa far parlare, possa avere dei punti di forza. Hanno chiuso delle partner importanti, tra cui comunque anche Cristiano Ronaldo, questo poi in realtà conta poco. In generale, parlando della vecchia alfa, il prodotto non convinceva, sembrava veramente uno di quei giochi arcade che magari giocavi anche in sala giochi. Speriamo che si sia sviluppato il gioco in questi mesi. Non mi aspetto niente di miracoloso, non mi aspetto niente di clamoroso, mi aspetto un gioco che col tempo possa prendere confidenza con il mercato e possa attirare a sé sempre più pubblico. Purtroppo non sappiamo ancora di che cosa tratterà questo gioco. Mi spiego meglio, è chiaro, è un calcistico, ma all'epoca dissero che era un gioco solo online, ok? Quindi non credo ci sarà una carriera, però se annunciano l'open beta
7-9 giugno o è un disastro e quindi dopo i ragazzi continueranno a lavorarci e chissà quando vedremo UFL, oppure l'annuncio è vicino. Non c'è altro da poter dire. Aspettiamo con ansia e interesse l'open beta e poi magari ne riparleremo. Intanto fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Perché dicevo che si sta avvicinando un periodo di rivoluzione? Beh, perché UFL magari può essere una sorpresa, lo spero, incrociamo le dita. Recentemente c'è stato un altro annuncio molto importante e stiamo parlando dell'annuncio di Infantino, dichiarazioni rilasciate fresche qualche giorno fa, dove ha ammesso che è in produzione un nuovo gioco legato alla FIFA. Proprio perché in tutto il mondo, quando si parla di videogioco calcistico, si pensa a FIFA. Ancora oggi FC viene chiamato FIFA. Erroneamente, ma viene chiamato FIFA. We will develop a new e-game. Because football simulation game is called FIFA. For hundreds of millions of children around the world, when they play football simulation game, they play FIFA. It cannot be named something else. And we are developing with new partners. A new game, which obviously, as everything we do, will be the best. So get ready for the new FIFA e-game. And we... allargare il migliore, mo. Per questo Infantino ha trovato un accordo ed è stato ufficializzato con la 2K. Conoscerete tutti la 2K. La 2K è un'azienda che produce il più famoso, chiaramente, NBA. Ora, io non sono un giocatore di basket e non ho mai giocato a un videogioco di basket, ma parlano molto bene di questa serie e parlano molto bene anche delle altre serie, magari quelle un pochettino meno conosciute. Quindi, secondo le parole di Infantino, l'annuncio della partner ufficiale è vicino. FIFA 2K, FIFA 2K 25, insomma, chiamiamolo un po' come ci pare, ma il nuovo gioco FIFA potrà iniziare ad entrare nelle nostre vite. Questo vuol dire che, non essendo più la EA che se ne occupa, ma un'altra azienda, potremmo finalmente aspettarci qualcosa di diverso. Probabilmente sulla falsa riga di NBA. Addirittura si è iniziato a vociferare, ma qua ragazzi stiamo andando veramente nell'iperuranio, di carriera allenatore open world, come la modalità The Park. Tu puoi andare in giro, giocare, fare con la tua macchina, insomma. Mi sembra un attimo eccessiva questa voce, quindi lasciamola, mettiamola un attimo da parte. Ci sono comunque delle indicazioni che le partner esclusive di FC e di eFootball ci possono dare. E stiamo parlando delle licenze, chiaramente. Come succede per la Serie A, dove la EA ha praticamente la Serie A e tutto il resto full licenziato, tranne alcune squadre, con FIFA 2K succederà esattamente la stessa cosa. E quindi la Premier League non sarà licenziata, non sarà full licenziata. Quindi il logo, il nome, il trofeo saranno inventati. Proprio perché c'è un'esclusiva con la EA. Per quanto riguarda le squadre, invece, quelle saranno full licenziate, tranne alcuni club. Ricomincerà la lotta delle licenze. Ma da un certo punto di vista vi posso dire la mia. Se ci sono dei giochi che possono mettere i bastoni tra le ruote alla EA, non per boicottarla, ma per fargli muovere il culo, io sono solo che contento e mi faccio andare bene anche la mancanza di alcune licenze. Sì, l'ho detto, sarà una popular opinion, ma l'ho detto. Bisogna riniziare a macinare. Perché questo sport, il calcio, è lo sport più seguito al mondo, quello che fa girare più soldi. È assurdo che non ci sia un gioco di calcio definitivo. Questa competizione può solo che far migliorare queste aziende. Quindi, a discapito di qualche licenza, va bene, ok, ma che si diano da fare. Come detto, l'annuncio è vicino, hanno parlato di annuncio quest'anno. C'è qualcuno che vociferava anche l'uscita quest'anno, secondo me è totalmente impossibile. Letteralmente impossibile, perché si sarebbe iniziato a parlare di questo progetto già da molto prima, se fosse pronto, ok? È chiaro che il progetto non è pronto, secondo me, poi magari mi posso sbagliare, non sono un dio, non sono un insider. Quello che ipotizzo è che ci voglia almeno un annetto e che quindi il prossimo anno ci possa pensare, solito periodo settembre-ottobre, all'uscita di FIFA 2K, in previsione poi anche dei mondiali 2026, che chiaramente saranno full licenziati all'interno del gioco. Un'altra full licenza, perché, badate bene, è chiaro che un nuovo gioco FIFA se la deve vedere con la EA, che ha tante esclusività, che ha tante licenze, deve cercare di
accaparrarsi più licenze possibili per attirare nuovi utenti a sé, e quindi il mondiale per club. Il mondiale per club sarà molto probabilmente all'interno di FIFA 2K, e addirittura si sta parlando di tantissime nuove leghe che non hanno l'esclusività magari con la EA, o addirittura non hanno nemmeno accordi. Si ritorna a parlare della Vanarama, la quinta divisione inglese. Sarebbe bellissimo averla. Mi sono segnato poi qualche altro campionato, e oltre all'austriaco, al polacco, allo svedese, al danese, al norvegese, che chiaramente ci sono già all'interno anche di FC, c'è una lista di nuove licenze che sembrano confermate addirittura. E stiamo parlando... Io non mi sbilancio, perché sapete quanto amo questo tipo di campionati. Potrei letteralmente impazzire, ma voglio restare tranquillo. Stiamo parlando del campionato serbo, la Mozart Bet Superliga, il campionato della Repubblica Ceca, il campionato greco, il campionato ungherese, il campionato uruguagio, cileno, colombiano, paraguayano. E addirittura si esagera con il campionato canadese, mi sembra davvero troppo, egiziano, marocchino e catariota. Queste sembrano essere le nuove licenze per quanto riguarda i campionati all'interno del nuovo FIFA. Guardate bene, chi ha messo in giro queste voci o ha dato queste conferme sono in realtà profili Twitter importanti, che praticamente non hanno mai sbagliato, o che comunque sono vicini o insider. Quindi a me piacerebbe tanto prenderle per buone, ma chiaramente con calma, ok? Queste sono le novità, ragazzi. Sono succulente, sono interessanti, ma proprio per il discorso che vi ho fatto in precedenza. Il fatto di avere UFL nel suo piccolo, ma anche il nuovo FIFA nel giro di un annetto, potrebbe iniziare a mettere il pepe al culo alla EA. Apriamo una piccola parentesi prima di chiudere. FC25. Se la EA è intelligente, inizia già a lavorare a qualcosa di interessante. Anzi, dovrebbe. Di spicy, di importante, perché si accorda che quest'anno le cose non sono andate bene, hanno perso comunque tanti gamer nel giro di poco tempo. Quindi iniziare a lavorare a qualcosa di serio, se no mi sa che tante persone passeranno ad altri titoli. Può essere veramente la rivoluzione del gaming calcistico questo, ragazzi. Il fatto che ci siano più aziende a lavorare su più prodotti può essere molto molto interessante. Aspettando poi chiaramente la carriera sui football, che non arriverà probabilmente, ma vi terrò aggiornati. Fatemi sapere cosa ne pensate di queste conferme e anche queste voci. UFL, FIFA 2K, io vi aspetto sotto nei commenti. Ci vediamo alla prossima, raga.